Grazie Presidente. L'indipendenza della banca centrale, cioè il fatto che il potere esecutivo non abbia il controllo dell'offerta della moneta, è un concetto a mio avviso incompatibile con la democrazia. Mettere nelle mani di un'autorità non eletta il potere di creare moneta al di fuori di qualsiasi controllo democratico, lasciandole perseguire un obiettivo insensato come l'inflation targeting, con uno strumento che non ha nulla a che fare con la dinamica dei prezzi, cioè la massa monetaria, è folle e antidemocratico. La retorica che sostiene questo sistema antidemocratico da decenni si basa su un presupposto che la crisi ha smentito, quello che stampando moneta si crei inflazione. La necessità di tenere la creazione di moneta lontana dai politici scaturirebbe da qui, dalla necessità di evitare quell'inflazione che ora invece tutti auspicano. Non so se qualcuno ha notato che da qualche tempo Draghi ha stampato e versato nel sistema dell'Eurozona migliaia di miliardi di euro. E il risultato qual è stato? La deflazione. L'inflazione non dipende meccanicamente dalla moneta stampata, ma dipende dalla domanda di beni, dalla moneta spesa. E in una depressione come quella che stiamo vivendo attualmente, un governo può essere certo che la moneta stampata venga spesa solo se la spende lui stesso. Senza finanziamento monetario della spesa, quello che i trattati e l'indipendenza della Banca Centrale impediscono, sarà impossibile rianimare l'economia degli Stati dell'Eurozona. Tuttavia, in quest'unione di Stati uguali, dove uno è più uguale degli altri, i poteri dello Stato sono indipendenti, ma uno, il potere della Banca Centrale, è più indipendente degli altri ed è quindi quello che effettivamente comanda, facendo e disfacendo governi fantoccio a piacere. Se un politico vi parla di democrazia senza rigettare questo dogma, è un politico che vi sta mentendo. Lo snodo centrale per il ripristino di un barlume di democrazia è abolire questa aberrazione e togliere dalle mani di burocrati non eletti da nessuno questo potere. Grazie.